Trovo una posizione comoda che riesca a farmi mantenere il busto eretto, così che sia più facile rimanere in ascolto del respiro. Il respiro è calmo e regolare. Unisco indice e pollice e appoggio il dorso di entrambe le mani sulle ginocchia. Osservo l'aria che entra ed esce dalle narici. Chiudo gli occhi. Le labbra si sfiorano dolcemente. Accenno un leggero sorriso. Visualizzo con gli occhi della mente un paesaggio d'autunno inoltrato, con gli alberi spogli, i campi vuoti, una leggera foschia. Quel paesaggio è lì pronto ad aspettare di essere ricoperto da un velo sottile di neve. Così la neve inizia a cadere soave su tutte le cose. Pian piano si fa più fitta e corposa. Osservo quella che inizia a cadere dai rami, per danzare nel cielo e poi posarsi a terra. La osservo sugli alberi, sulle cose vicine, su quelle lontane. Osservo la neve mentre ricopre ogni cosa, avvolgendola e proteggendola. Pian piano gli strati diventeranno ogni volta più compatti, quindi ingrandiranno i rami degli alberi. Cambieranno il colore e la forma di alcune cose, cambiando il paesaggio in modo evidente. Si posa a terra. Così anche sul corpo. Inizia a cadere soffice e leggera e luminosa. La neve cade sulle cose perché possano mantenersi, nutrirsi, rafforzarsi. Lascio quindi che cada anche su di me, che mi ricopra delicatamente, lasciando traspirare la pelle. Rendo fluido il respiro e riposo per qualche profondo respiro in questa sensazione. Delicatamente riapro gli occhi, sollevo le braccia, unisco i palmi delle mani e li avvicino al cuore. Avvicino il mento allo sterno, sollevo il volto. Andrò ad appoggiare ora la mano sinistra sul ginocchio, la mano destra afferra la testa e la lascia cadere verso la spalla destra. Attraverso questi semplici movimenti cerco di non perdere il contatto con il momento presente, quindi porto l'attenzione sulla mia mano sinistra, per esempio, il modo in cui afferra il ginocchio, con quanta pressione, oppure se la mia spalla destra sia rilassata davvero.
il mio respiro è fluido. E ritorno, sciolgo, mi apro e ripeto sull'altro lato. Anche qui porto attenzione alla pressione della mano sinistra sulla nuca. Non vuole essere troppo forte, nemmeno molle. Ricerco sempre equilibrio. Osservo il modo in cui le mie natiche sono posizionate a terra, la loro aderenza. Se il mio bacino è veramente rilassato, lo sguardo è fermo, non si distrae. Sciolgo la posizione, mi apro. Scendo sul lato destro distendendo tutto il fianco. Il braccio è attivo, ben distesa, la mano è attiva. Se non ho dolore al collo, guardo sotto il palmo della mano che si allunga verso l'alto. Osservo se le dita della mano a terra sono a contatto con essa, tutte con la stessa intensità. Il respiro mantiene la sua fluidità e mi sposto sull'altro lato. Cerco attraverso la respirazione di sciogliere tutte le tensioni che posso sentire nella posizione. La natica destra a terra non si solleva, sento scorrere l'energia dai piedi fino alla punta delle dita. Da qui mi piego in avanti, giù la testa, mani a coppa. Lascio che il mio respiro attraversi tutta la colonna. Colle morbido, le dita sono ben appoggiate a terra. Inspirando, ritorno, cambio incrocio e scendo nuovamente. Sentirò probabilmente un lato diverso dall'altro. Rimango in ascolto. E lentamente sciolgo l'incrocio, posiziono le piante dei piedi a terra e comincio a sfregare il corpo, dalle gambe, i piedi. Poi mi siedo sui talloni e continuo, l'addome, la schiena, il petto, le braccia. Il volto, la nuca. E con tre profonde espirazioni a partire dalla nuca lascio andare le braccia come a lasciare andare un po' di pesantezza. Apro e chiudo le mani per qualche istante e mi posiziono in quadrupedia. Da qui inizierò a fare dei movimenti molto liberi, che vadano ad assecondare le esigenze del mio corpo in questo momento. Per poi distendere e allungare entrambe le gambe indietro, siamo nella panca. Respingo bene il pavimento, addome attivo. Il corpo è su una stessa linea, cerco di abbassare il bacino verso terra. Espirando appoggio le ginocchia a terra con i gomiti aderenti al corpo, scendo con tutto il corpo verso terra. Inspirando premo bene con le mani a terra, mi sollevo nel cobra. I glutei sono contratti, sento l'energia che attraversa il mio corpo, dalla punta delle dita dei piedi fino all'estremità del capo. Alla prossima espirazione scendo e mi sposto indietro in Adho Mukha Svanasana. Abbiamo i talloni sollevati, quando me la sento contatto la possibilità per chi può di andare a radicare bene anche i talloni a terra, mantenendo sempre il petto in apertura, altrimenti rimango sulle dita dei piedi, ma anche queste premono saldamente a terra, come tutte le dita delle mani e i palmi. Alla prossima ispirazione avvicino il ginocchio destro piegato al petto, rimango qui, cerco di abbassare il bacino e delicatamente appoggio il piede tra le mani. Scende il ginocchio sinistro lungo il collo del piede. Il piede destro si radica a terra mentre le braccia salgono e si allungano verso l'alto, palmi uniti.
respiro. Da qui, cercando di mantenere l'equilibrio, punto il piede dietro, stacco il ginocchio e mi sollevo nell'affondo alto. Contatto la forza di radicamento ed estensione. Espirando, ruoto nel guerriero 2, Virabhadrasana 2. Faccio attenzione a mandare il peso del corpo indietro, quindi premo in modo deciso la parte esterna del piede sinistro. Le braccia sono forti, l'energia scorre in tutto il corpo. Il respiro è calmo e lento. Inspirando, distendo anche la gamba davanti, sollevo le braccia. Espirando, scendo, tornando in Virabhadrasana 2. E ancora inspiro, salgo. Espirando, torno nel guerriero 2. L'ultima volta. Inspirando, mi allungo. Da qui le braccia tornano sulla linea delle spalle, il bacino si sposta verso sinistra, il busto si allunga in avanti e scendo ad afferrare la tibia o la caviglia, dove riesco. Importante non comprimere il fianco destro. Se mi è possibile, guardo sotto il palmo della mano sinistra e respiro profondamente. La mano che afferra la caviglia è solamente di appoggio, quindi sento forte radicamento delle gambe, dei piedi, la forza dell'addome e della colonna. Tutto collabora per mantenere la posizione stabile. Cerco di bilanciare la tensione dello sforzo al rilassamento nella posizione. E da qui delicatamente piego il ginocchio davanti, la mano sinistra torna a terra, sollevo il braccio destro verso l'alto e premo con la parte esterna del piede sinistro, che mantiene il bacino sollevato e in linea. Se mi è possibile, il piede destro va ad appoggiarsi sopra il piede sinistro, altrimenti lo appoggio a terra davanti al piede sinistro in sostegno della posizione. La mano destra torna a terra, torno nella panca. Gomiti aderenti al corpo, scendo in chaturanga. Direttamente Urdhva Mukha. Apro bene il petto, guardo verso l'alto e con l'espiro sposto il peso del corpo indietro in Adho Mukha Svanasana. Da qui le mani camminano indietro mentre il bacino si avvicina ai talloni. Se non riesco ad appoggiare i talloni a terra, li mantengo sollevati e mi aiuto sostenendomi con le mani. Altrimenti lentamente vado ad afferrare le caviglie da dietro. Respiro in questo inchino, se posso, il capo sfiora la terra. Rimango in ascolto di tutti i punti di appoggio. Se il respiro non dovesse mantenere la sua fluidità, significa che sto forzando la posizione, quindi trovo il mio modo di stare, senza uno sforzo eccessivo. Le mani scivolano avanti, torno in quadrupedia. Le sposto leggermente più avanti delle spalle, prendo la forza dalla terra e mi sposto indietro in Adho Mukha Svanasana. Un profondo inspiro dal naso ed un'espirazione profonda dalla bocca. Rimango a respirare in questa posizione gustandone la staticità. Cerco di non sovraccaricare i polsi e le spalle, perciò non è importante che i talloni aderiscano a terra. Posso sollevarli e rimanere col petto in apertura e respirare profondamente. Alla prossima ispirazione avvicino il ginocchio sinistro piegato al petto, rimango qui, abbasso il bacino e appoggio il piede tra le mani. Scende il ginocchio destro, allungo il collo del piede, radico il piede sinistro a terra, mentre le braccia salgono e si allungano verso l'alto, unisco i palmi. Da qui, cercando di mantenere l'equilibrio, punto il piede dietro, stacco il ginocchio e mi sollevo nell'affondo alto. Contatto la forza di radicamento ed estensione. Espirando, ruoto nel guerriero 2. Faccio attenzione anche qui a mandare il peso del corpo indietro, premo in modo deciso la parte esterna del piede destro.
Le braccia sono come due lance forti. L'energia scorre in tutto il corpo. Inspiro, distendo anche la gamba davanti, sollevo le braccia ed espirando scendo come prima. E ancora inspiro, salgo ed espirando torno in Virabhadrasana 2. L'ultima volta, inspiro, mi allungo. Ora le braccia tornano sulla linea delle spalle, il bacino si sposta verso destra, il busto si allunga in avanti e scendo in Trikonasana. Afferro la caviglia o la tibia dove riesco. Se mi è possibile, guardo sotto il palmo della mano destra. La mano che afferra la caviglia è leggera, la forza sale dalla terra, percorre tutto il corpo e mi sostiene. Delicatamente piego il ginocchio davanti, la mano destra torna a terra, sollevo il braccio sinistro verso l'alto e premo con la parte esterna del piede destro che mi mantiene in linea. Il bacino quindi non crolla. Se mi è possibile, il piede sinistro va ad appoggiarsi sopra il piede destro, altrimenti lo appoggio a terra davanti al piede destro in sostegno della posizione. La mano sinistra torna a terra, sono nella panca, scendo in Chaturanga. Apro bene il petto, Urdhva Mukha, inspiro, guardo verso l'alto. Con l'espiro sposto il peso del corpo indietro in Adho Mukha. E da qui le mani camminano indietro, mentre il bacino si avvicina ai talloni, che questa volta rimangono sollevati. Mentre le ginocchia si divaricano, attivo l'addome, ricerco un punto che mi aiuti a mantenere l'equilibrio e sollevo il busto, le braccia salgono, mi apro e poi scendono. Appoggio il dorso delle mani sulle ginocchia, indice e pollici uniti. Provo a rilassarmi nonostante la tensione che impiegherò per mantenere il corpo in equilibrio. Piuttosto contatto l'energia che scorre lungo la colonna e mi sorregge, mi fa sentire stabile. Porto le mani unite davanti al petto, appoggio i talloni, forte la spinta per salire verso l'alto, mi allungo, inspiro ed espirando le mani scendono al cuore. E rimango in ascolto, attento e profondo di tutte le sensazioni che mi attraversano in questo momento. Dolcemente riapro gli occhi, le braccia scendono lungo il corpo. Ora io mi giro per farvi vedere la posizione e voi rimanete lì. Quindi solleviamo tutte le dita dei piedi, cerchiamo di appoggiarle a terra, partendo dal mignolo fino all'alluce. Distribuiamo in modo equilibrato tutto il peso del corpo su entrambi i piedi. Attivo il quadricipite di entrambe le gambe, faccio una leggera retroversione del bacino. La colonna è ben distesa verso l'alto. Apro il petto, le spalle sono basse, le braccia attive, i palmi delle mani rivolti in avanti. Siamo in Tadasana, la posizione della montagna. Faccio qualche profondo respiro in questa posizione. E sentiamo che il suolo al quale il peso del corpo si è affidato ci restituisce una spinta, dalla pianta dei piedi fino alla sommità del capo. Mantenendo questa sensazione andremo ad effettuare la posizione dell'albero, Vrksasana. Radico saldamente la gamba sinistra e il piede a terra, piego il ginocchio destro, mi aiuto con la mano a posizionare la pianta del piede nell'interno coscia, l'uno preme contro l'altra. Quando ho stabilizzato le mie radici,
Se me la sento, il braccio sinistro si allunga verso l'alto, il dorso della mano destra si appoggia sul ginocchio destro, indici e pollici uniti. Respiro nella posizione. Mantengo lo sguardo fermo su un punto. Delicatamente sciolgo la posizione, dondolo da una parte all'altra, in modo morbido. Mi fermo, ritrovo Tadasana e quando mi sento stabile, ripeto sull'altro lato. Anche qui radico bene la gamba destra a terra, l'energia sale, mi sostiene, cerco la stabilità. E quando me la sento, sollevo il braccio destro e la mano sinistra sul ginocchio, con il braccio ben disteso. Respiro. Sciolgo delicatamente la posizione e mi muovo oscillando da un lato all'altro. Mi fermo, inspiro, sollevo le braccia, unisco i palmi delle mani, con una profonda ispirazione scendo a terra e aggancio i gomiti. Anche qui oscillo da una parte all'altra per andare a distendere gradualmente la parte posteriore delle gambe. Il collo è morbido. Mi fermo. Poi andrò ad appoggiare le mani a terra, distendo il busto in avanti in Ardha Uttanasana e lentamente cammino in avanti con le mani andando a ritrovare la panca. Tutto il corpo è sulla stessa linea, respingo bene il pavimento. Inspiro ed espirando scendo in Chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha e espirando Adho Mukha. Inspiro, piego il ginocchio destro, lo avvicino al petto e appoggio delicatamente il piede tra le mani. Con una profonda inspirazione salgo direttamente nell'affondo alto. Provo a scendere più che posso col bacino portando il ginocchio perfettamente piegato a 90 gradi. Mentre sento il busto e le braccia che si allungano verso l'alto. Alla prossima espirazione ruoto in Virabhadrasana 2. Apro le anche, le braccia sono forti, guardo avanti. Provo ad alleggerire il peso sulla gamba davanti spostandolo in quella dietro. Inspirando distendo la gamba destra, sposto il bacino, allungo il busto e scendo direttamente in Trikonasana. Se mi sento stabile nella posizione, alleggerisco la mano destra fino a staccarla dalla caviglia. Faccio un profondo respiro ed espirando entrambe le mani vanno a terra, il braccio destro si solleva, il braccio sinistro rimane ancorato al suolo. Direttamente porto la gamba destra sulla sinistra, oppure trovo la versione che preferisco. Il braccio destro mi tira verso l'alto. Da qui provo a farlo in un unico passaggio, posso aiutarmi con la mano se ne ho bisogno. Porto il piede destro in avanti col ginocchio piegato e scendo in Skandasana. Anca destra in apertura, la gamba sinistra attiva col piede a martello. Le dita guardano verso l'alto, il busto è in estensione. Lo sterno guarda il cielo, se ho bisogno mi aiuto mantenendo l'appoggio delle mani in avanti, altrimenti mani congiunte al petto. Il gomito destro invita il ginocchio a rimanere in apertura e respiro profondamente.
con lentezza ritorno nell'affondo alto, da qui avvicino la distanza tra i piedi, quindi faccio un passetto in avanti col piede sinistro, se mi è possibile allineo i talloni, attivo l'addome, sollevo il busto parallelo al pavimento con le mani congiunte davanti al petto. Il collo in linea con la colonna, premo bene con entrambe le piante dei piedi a terra. Le anche sono allineate. Respiro. Alla prossima ispirazione riporto entrambe le mani a terra, il piede davanti raggiunge quello dietro nella panca e da qui facciamo un vinyasa. Scendo in chaturanga. Inspiro Urdhva Mukha. Espirando Adho Mukha Svanasana. Ripetiamo il flow sull'altro lato. Inspiro, piego il ginocchio sinistro, questa volta lo avvicino al petto e appoggio il piede tra le mani. Con una profonda ispirazione salgo. Siamo nell'affondo alto. Scendo di più che posso con il bacino. Porto il ginocchio a 90 gradi. E sento l'allungamento del busto e delle braccia verso l'alto. Espirando ruoto in Virabhadrasana 2, apro le anche, braccia forti. Sposto il peso del corpo indietro. Inspirando distendo la gamba sinistra. E scendo in Trikonasana. Anche qui, se mi sento stabile nella posizione, cerco di alleggerire la mano sinistra fino a staccarla dalla caviglia. Faccio un profondo respiro ed espirando entrambe le mani tornano a terra. Il braccio sinistro si solleva, il braccio destro rimane al suolo. Direttamente la gamba sinistra si sposta sulla destra. Il braccio mi tira verso l'alto. Da qui, come prima, porto il piede sinistro in avanti, piego il ginocchio e scendo in Skandasana. Apro l'anca. Il petto è ben aperto, mani congiunte al petto, il gomito invita il ginocchio a rimanere in apertura. Mantengo il contatto con il mio respiro, per poi lentamente ritornare nell'affondo alto. Da qui avvicino la distanza tra i piedi, quindi faccio un passetto in avanti col piede destro, se mi è possibile. Allineo i talloni, attivo l'addome per sollevare il busto e lo mantengo parallelo al pavimento, mani congiunte davanti al cuore. Premo bene le piante dei piedi, sento l'energia che sale e mi sostiene. Espirando, entrambe le mani tornano a terra, il piede davanti raggiunge quello dietro nella panca. Da qui scendo, espirando in chaturanga, inspiro, apro il petto, Urdhva Mukha Svanasana, espirando, Adho Mukha Svanasana. Un profondo inspiro dal naso ed un'espirazione profonda dalla bocca, mentre le ginocchia scendono a terra, adagio il bacino sui talloni in Balasana. Rimango per qualche profondo respiro in ascolto di tutte le sensazioni che mi attraversano in questo momento presente, rimanendo in contatto con il corpo e con il respiro. Sciolgo la posizione, per un momento mi sposto in quadrupedia, incrociando le tibie, e mi siedo oltre l'incrocio, distendo a lungo le gambe in avanti in Dandasana, la posizione del bastone. Libero quindi gli ischi, i piedi sono attivi, guardano verso l'alto, i muscoli delle gambe sono attivi,
Mi assicuro di tenere dritta la schiena, abbasso le spalle, allungo il collo e sollevo il mento in modo che sia parallelo al pavimento. Mantengo lo sguardo fisso in un punto davanti a me, il palmo delle mani a terra, appena poco indietro la linea delle anche, e le dita sono rivolte in avanti. Inspirando, premo bene le mani verso il basso come se volessi sollevare il bacino da terra. Espirando, contraggo i muscoli addominali in modo che si attivino e si stabilizzino. Penso alla mia colonna vertebrale come un bastone che mi sorregge attraversando verticalmente il busto. Respiro in modo regolare, cercando di bilanciare lo sforzo al rilassamento. Sciolgo la posizione, inspiro profondamente ed espirando piego il busto in avanti avvicinando l'addome alle cosce. Afferro le tibie, le caviglie o i piedi esternamente, senza però curvare troppo la schiena. Quindi mantengo la forza e l'estensione del busto e utilizzo il respiro, la forza di gravità, per scendere senza sentire troppa tensione o dolore alla zona lombare. Inspirando mi sollevo, piego il ginocchio destro, lo porto oltre il ginocchio sinistro. Piego il ginocchio sinistro portando il tallone vicino alla natica destra. Inspiro, mi allungo, mi apro ed espirando ruoto in torsione verso destra. Mano dietro a coppa, mi assicuro che la pianta del piede destro sia completamente aderente a terra e la parte esterna del piede sinistro altrettanto, e che questi insieme, facendo una leggera pressione sul tappetino, aiutino la colonna ad allungarsi e ruotare. Non perdo il contatto col respiro. Alla prossima espirazione ritorno, allungo la gamba sinistra in avanti, attivo la muscolatura piede a martello, con indice medio vado ad afferrare l'alluce destro, sollevo la gamba e ruoto verso sinistra provando ad agganciarmi nell'interno coscia della gamba destra. Inspiro, allungo la colonna, espirando sento la rotazione senza forzare. Anche qui ascolto come la pressione degli appoggi a terra restituiscono la forza per elevare il busto. Respiro. Ed espirando sgancio le dita, la gamba si appoggia lentamente a terra. Piego il ginocchio sinistro, lo porto oltre la gamba destra. Piego il ginocchio destro portando il tallone vicino alla natica. Inspiro, mi allungo, premo con tutti gli appoggi a terra ed espirando ruoto verso sinistra. Respiro qui. Alla prossima espirazione allungo la gamba destra in avanti, attivo la muscolatura al piede martello, con indice medio afferro l'alluce sinistro e ruoto verso destra, provando ad agganciarmi nell'interno coscia della gamba sinistra. Inspiro, allungo la colonna ed espirando ruoto. Respiro nella torsione. Con l'espirazione sgancio le dita, la gamba si appoggia lentamente a terra. Delicatamente anche il dorso va a terra. Raccolgo le ginocchia al petto e le abbraccio. Sollevo la testa avvicinando il mento allo sterno. Respiro in questa chiusura. E alla prossima espirazione mi rilasso a terra. Unisco le piante dei piedi, divarico le ginocchia.
Idealmente la zona lombare rimane aderente al tappetino. Se la tensione è troppa, utilizzo due supporti da inserire sotto le ginocchia. Respiro profondamente. Mi aiuto poi con le mani a sciogliere l'apertura. Le gambe si allungano verso l'alto. Le piante dei piedi guardano il cielo, le braccia si sollevano, palmi al cielo. Tutta la schiena aderisce completamente a terra. Ci fermeremo qui a respirare, in ascolto dei benefici di questa posizione invertita. Tutti i benefici che ho sentito finora del sostegno li sento passare anche attraverso la sospensione dei miei piedi e delle mie mani, appoggiati come alla superficie del cielo. Con una lunga e lenta espirazione avvicino le ginocchia al petto. Le separo e afferro la parte esterna dei piedi, le caviglie o le tibie, dove preferisco. Dondolo per qualche istante, cullando il mio bacino. Mi fermo e distendo completamente tutto il corpo a terra. Se ho bisogno, mi copro. E rimango qui a respirare, senza più alcuna tensione, senza più alcuno sforzo. Devo semplicemente abbandonarmi al sostegno della terra e ad ogni espiro rilasso ogni zona del corpo. Immagino di sprofondare qualche centimetro sul tappetino. Delicatamente inizio a riportare l'attenzione al corpo, lo muovo. Quando me la sento, mi sposto su un fianco a piacere e lascio che le mie mani mi aiutino a sollevarmi da terra, in Sukhasana. Talloni allineati, distendo la colonna sollevando le braccia. Unisco i palmi, li porto al cuore e ci ringraziamo per aver praticato insieme.